Io vorrei bene l'imam di Viale Jenner come assessore alla sicurezza, che sicuramente qualche problemino lo risolve. Un rom di via Tribognano, via Bonfadini, via Novara come assessore al commercio, visto che lì sono bravi a industriarsi, a commerciare e a smerciare merce magari non direttamente acquistata sul territorio. Pensavo a un bel giovane, quelli belli puliti che si divertono in maniera sana, magari a un graffitaro del Leoncavallo come assessore alla cultura, così almeno Milano sarebbe la città dell'Expo. E per chiudere un bel esponente dell'amico, degli amici del Partito Radicale come assessore alla salute, così spiega ai milanesi quanto è bello drogarsi nelle stanze del buco e come viene su bene una gioventù che si chiude nelle stanze del buco. Poi mi sono svegliato, ho pensato, sì, ero un incubo, però sai, avevo mangiato pesante. No ai clandestini! No ai clandestini, avveramento dei campi nomadi clandestini irregolari, alleggerimento dei campi regolari. Negli ultimi giorni la campagna si è un po' intesita. Lei solitamente è uno che con le parole non va per il sottile. Cosa pensa dell'attacco della Moratti a Pisapia? Ma io penso quello che pensano tutte le persone con la testa sul collo, che prima di fare un'affermazione precisa bisogna essere ben informati. La Moratti è una persona per bene, evidentemente non è stata ben informata, però sul Pisapia non dovrebbe nascondersi dietro il dito. Mi sembra come Dario Fo, che non ammetteva, finché non gli hanno portato le prove, di essere stato un combattente della Repubblica Sociale nelle formazioni antiguerriglia, antipartigiane. Bossi dice che la Lega ce l'ha sempre dura, lei sottoscrive? Beh, questo Bossi lo ha dimostrato, perché un uomo che ha avuto i suoi malanni e tiene il punto e praticamente detta tutti i giorni la politica del paese, se non ce l'ha duro lui non so chi. Soldi in più che la sapevamo di stare nella mia lana, quanti soldi in più ti arrivano? Con il federalismo fiscale a Milano arriveranno, abbiamo stimato con la possibilità di spenderli in spese per i servizi ai cittadini, quindi senza contare gli investimenti, 169 milioni di euro in più. Ci avevamo detto che ce l'avremmo fatta. Grazie anche ai voti di Berlusconi, quando mi dico ma cosa fate io con Berlusconi? Siamo lì perché ci dai i voti per cambiare lo Stato. Ciao, milanesi, ciao. Grazie, viva Umberto Bossi, viva Letizia Moratti. Una croce sull'Alberto da Giussano e non sbagliate, occhio alle leghe patacca. Con Berlusconi va tutto bene, siete voi che non sapete da cazzo scrivere. Anche nelle ultime ore c'è stata la necessità da parte della Lega di mettere le mani avanti, di bloccare Berlusconi che a Napoli stava promettendo un po' di tutto. Com'è andata la cosa? Fortuna che è finita la campagna elettorale, abbia parlato di cose concrete della Milano che verrà e su questo chiediamo e prendiamo i voti, del resto non ci interessa. Ma se ci sono ancora 2 settimane di ballottaggio, chissà cosa promette quello. No, la chiudiamo su, almeno a Milano la chiudiamo subito, a Napoli non lo so, a Milano la chiudiamo subito. Cosa ricorderà di questa campagna? La partecipazione della gente, l'ascolto di tutte le persone, tutto quello che mi hanno detto, il contatto, il rapporto, le relazioni.